Per farlo siamo in collegamento con Milano con un economista, Tito Boeri. Buongiorno professor Boeri, economista, professore. Buongiorno. Buongiorno professore Università Bocconi, direttore tra l'altro del sito lavoce.info, tra poco parleremo con lui. Allora Tito Boeri, come anticipava poco fa Giancarlo Agostinelli, ci sono i dati Istat appena usciti, gli ultimi dati sulla disoccupazione. Cominciamo a commentare il dato complessivo che già non è buono. Sì, quello che i dati ci dicono è che continua l'emorragia di posti di lavoro. Dall'inizio della grande crisi abbiamo perso circa 1.200.000 posti di lavoro e questo si è riflesso chiaramente in un aumento della disoccupazione e delle persone che sono in cassa integrazione. Se noi sommiamo i dati sui disoccupati a quelli delle persone che sono in cassa integrazione a zero ore, quindi sono praticamente mantengono un legame con l'azienda, un legame molto labile, arriviamo attorno a circa l'11%, quindi è un dato di disagio molto serio sul nostro mercato del lavoro. All'inizio erano soprattutto i giovani con dei contratti a tempo determinato oppure nel parasubordinato che hanno perso il lavoro. Nell'ultimo anno hanno cominciato a perdere il lavoro anche le persone che avevano un contratto a tempo indeterminato. E tra l'altro quello che accade è che qualche assunzione avviene anche nelle fasi di crisi, ormai tutte le assunzioni avvengono con dei contratti a tempo determinato, cioè non si assume più in Italia con dei contratti a tempo indeterminato. Sì, infatti l'altra cosa che emerge da questa relazione ultima dell'Istat è proprio questo, cioè il fatto che calino proprio i contratti a tempo indeterminato. Infatti questo è un problema molto serio perché vuol dire che ormai nel mercato del lavoro italiano non si entra più dalla porta principale, non si hanno delle garanzie di durata e per chi vuole in qualche modo pianificare una propria carriera lavorativa questo è molto difficile. Le imprese, i datori di lavoro non se la sentono di prendere degli impegni di lungo periodo con i dipendenti e quindi continuano a dare questi contratti di breve durata, che poi significa anche che non comportano formazione sul posto di lavoro. Abbiamo magari anche dei giovani molto bravi che, se formati in azienda, potrebbero diventare molto produttivi ed essere di grandissimo aiuto all'azienda. Entrando con queste tipologie contrattuali, l'azienda non investe in loro e quindi saranno i primi a doversene andare nel momento in cui le cose nell'azienda dovesse trovarsi in qualche modo in difficoltà. Quindi è una situazione grave che rischia soprattutto di farci perdere intere generazioni di giovani che oggi entrano nel mercato del lavoro. Ecco, spesso la versione della verità che ci viene fornita è che il futuro sarà così, e cioè che bisognerebbe abituarsi ad un futuro sempre flessibile, sempre di lavoro, che però poi diventa un futuro precario. Ma è proprio questa la realtà? O ci sarebbero ricette alternative, secondo lei? No, bisogna cambiare le regole di ingresso nel mercato del lavoro, bisognerebbe far sì che ci fossero delle forme contrattuali diverse, un contratto a tempo indeterminato, quindi un contratto che non ha una scadenza in partenza, che garantisce delle tutele progressive al lavoratore che entra con questo contratto, senza in qualche modo scoraggiare il datore di lavoro dall'assumerlo fin da subito con un contratto a tempo indeterminato. Ci sono delle proposte di legge, dei disegni di legge che giacciono in Parlamento, sono stati presentati sia alla Camera che al Senato, che portano avanti questa proposta, ma c'è il disinteresse totale dell'attuale maggioranza a discutere la questione. Secondo loro non c'è oggi un problema di ingresso nel mercato del lavoro, non c'è un problema di precariato, non so altrimenti come giudicare il fatto che non facciano assolutamente nulla a riguardo. E tutto questo, a giudicare dai dati dell'Istat, si riflette anche sulla disoccupazione giovanile che continua a crescere. I disoccupati giovani in Italia oggi sono tre volte di più che i disoccupati in altre fasce di età. Non c'è altro paese dell'OCSE in cui c'è una simmetria così forte nelle sorti sul mercato del lavoro dei giovani e del resto della popolazione. È un paese davvero che ha un mercato del lavoro che penalizza troppo i giovani rispetto agli altri paesi. È un fatto molto grave su cui bisognerebbe intervenire. Ecco, Abbiamo parlato poco fa dei giovani, Boeri. La situazione è particolarmente grave, cioè un giovane su quattro non riesce a trovare niente da fare, e va anche ad accrescere quella massa di persone inattive, definite dall'Istat come inattive, no?
Sì, in effetti il problema del tasso di disoccupazione tra i giovani è molto pesante, e come diceva lei è il 25% la disoccupazione giovanile, è un tasso molto più alto di quello che c'è per altre fasce di età e proprio ci dice che in Italia c'è una situazione di proprio in cui i giovani sono particolarmente sfavoriti e questo deriva sia dal fatto che sono stati licenziati avendo dei contratti più flessibili, sia dal fatto che hanno difficoltà in ingresso nel mercato del lavoro, quindi le due cose si rafforzano nel creare e nel concentrare la situazione di difficoltà, di disagio occupazionale tra i giovani. Per i cassa integrati la situazione è ancora diversa, perché in cassa integrazione ci si va quando la propria azienda è in crisi, dovrebbe essere una situazione di emergenza temporanea, invece poi si prolunga perché ci sono le proroghe e poi ci sono delle politiche per queste persone in cassa integrazione, Boeri. Sì, in effetti quello che succede è che c'è stato nell'ultimo anno un crescente ricorso alla cassa integrazione in deroga, che doveva essere utilizzata soltanto in casi eccezionali, come lo stesso termine ci dice, e che invece è diventata ormai quasi la forma preponderante di utilizzo di questo strumento, di questo ammortizzatore sociale. Sono possibili degli abusi di questo strumento, perché le imprese non pagano l'utilizzo di questo strumento, a differenza della cassa integrazione ordinaria e della cassa integrazione straordinaria, il che spiegherebbe anche perché l'uso della cassa integrazione si è aumentato in Italia dopo che abbiamo superato la fase più acuta della crisi. In altri paesi come la Germania, dove esiste uno strumento molto simile alla cassa integrazione, si chiama Kurzarbeit, l'uso di questo strumento è diminuito fortemente, adesso siamo circa al 20% delle ore che venivano utilizzate nel maggio del 2009. Noi abbiamo superato, adesso abbiamo livelli, ore di cassa integrazione autorizzate e anche utilizzate che sono superiori a quelle del maggio del 2009. Quindi c'è qualcosa che non va. Certo, un problema è la bassa crescita dell'economia italiana, ma non è solo questo che spiega questa differenza. È anche forse l'errato utilizzo di questo tipo di ammortizzatore sociale, lei dice. Ora, noi abbiamo parlato di cassa integrata. Ha sentito, Boeri, la storia di questa donna che ha perso il lavoro dopo 30 anni di carriera, aveva anche fatto carriera, no? E poi dice, non mi dite che se uno vuol trovare il lavoro lo trova, non è vero, e va in giro a cercare anche di fare i tortellini nei negozi di pasta fresca, è così? Purtroppo è vero che ci sono delle situazioni, soprattutto nel mezzogiorno, dove davvero non ci sono lavori, per cui anche con la volontà di cercare lavori, di accettare lavori anche che sono pagati di meno, è molto difficile trovare qualsiasi opportunità di impiego. Questo è un problema molto serio. Il sud d'Italia questa volta è uscito dalla recessione in condizioni molto più gravi di recessioni precedenti, perché normalmente quando ci sono delle recessioni l'occupazione, il mercato del lavoro del nord che soffre di più, perché si distruggono posti di lavoro nell'industria, che è molto più forte al nord che al sud, ma questa volta la diminuzione dei posti di lavoro, la disoccupazione sono problemi molto sentiti al sud e probabilmente derivano dal fatto che c'è un po' un circolo vizioso per cui le famiglie guadagnano poco, quindi si riducono i consumi, quindi anche molti servizi, esercizi commerciali devono chiudere. E molte persone rinunciano anche a cercare nuovi lavori, cioè si arrendono in qualche modo. Succede che ci siano delle persone che escano e vanno verso l'inattività, ma un tratto distintivo di questa recessione rispetto a precedenti è che chi perde il lavoro non si ritira dalla vita attiva, si cerca in realtà di continuare a lavorare in qualche modo, anche perché si tratta di porre riparo a delle perdite di reddito che ci sono state o delle perdite addirittura patrimoniali. Quindi le persone cercano di lavorare, il problema è che non ci sono tanti lavori per loro. Sentiamo il punto di vista dei nostri telespettatori, Giancarlo Costinelli. Allora, come sarà il 2011? Diciamo che i nostri spettatori sono consapevoli delle difficoltà, soltanto il 16% spera in una e crede che ci sarà una piccola ripresa il prossimo anno. Per il 14% la situazione non cambierà, ben per il 70% c'è da temere che sarà anche peggio. E chiudiamo con questo tratto non certo ottimistico. Boeri, ha sentito, a loro la pensano così, le previsioni economiche che cosa dicono? Sarà anche peggio il 2011?
Ma se l'economia italiana continua nella sua stagnazione, a questa crescita molto, molto lieve, molto bassa, anemica, è molto difficile che le condizioni del mercato del lavoro possano migliorare. Il problema davvero numero uno è quello di tornare a dei tassi di crescita più elevati. È possibile farlo, ci sono paesi come la Germania che stanno crescendo a tassi molto elevati, lo hanno fatto perché sono riusciti a intercettare la domanda che viene da paesi emergenti, che sono in forte crescita, che alimentano una domanda molto forte, anche l'Italia dovrebbe farlo, abbiamo paesi a noi vicini, nel Nord Africa, nel Medio Oriente, che stanno crescendo a tassi molto alti. Se noi davvero cercassimo di ampliare le nostre esportazioni, avessimo un governo in carica, un ministero del commercio estero efficace che si dà da fare in questa direzione, potremmo senz'altro beneficiare di più della crescita che avviene alle porte di casa nostra. Altrimenti avremo i soldi per pagare questi ammortizzatori sociali nel 2011? Questo è anche un problema, perché sin qui la cassa integrazione in deroga, che come dicevo prima è aumentata molto, è stata finanziata con i fondi europei e questi fondi europei sono in via di esaurimento, quindi avremo ancora il 2011, ma poi non avremo più la possibilità di accedere a questi fondi, quindi dovremo anche a mio giudizio riformare gli ammortizzatori sociali, altra grande incompiuta di questo governo, perché dobbiamo dotarci di ammortizzatori sociali che funzionino meglio, che evitino gli abusi, perché le risorse sono poche e vanno date a chi ha davvero bisogno di essere aiutato. Grazie a Tito Boeri che è stato...